Ad haucius in urbes vitum, nobilitas obes omissi gestiquano res per crimine, et ob virtutes certissimum exitium. Si infierì di più nella città, cioè in Roma, costruzione impersonale, se vitum, sottinteso est, ad haucius una forma di comparazione assoluta. Ovviamente al neutro come comparativo dell'avverbio. La nobiltà, la ricchezza, il fatto di rifiutare il rifiuto oppure l'accettazione di cariche erano considerate delittuose. Anche in questo caso è sottinteso il verbo di valutazione, abere pro crimine, considerare un delitto, considerare un crimine. Et ob virtutes certissimum exitium, di nuovo sottinteso, il verbo essere. Quindi e la morte, exitium, era sottinteso sicurissima, ob virtutes è proprio un paradosso, a causa delle doti, cioè finivano per soccombere proprio le persone migliori, e questo che vuol dire Tacito. Nec minus praemia delatorum invisa quam federa, cum ali sacerdozi et consumatus ut spolia debiti, procurazione sali et interiorem potentiam agerent verterent cuncta odio et terrore. Nec minus erant, sottinteso, invisa praemia delatorum quam federa. Il verbo invidio qui va tradotto con il suo significato più negativo, quello di detestare, di sprezzare. Quindi, e non erano meno disprezzati i primi dei delatori che i loro delitti, quel scelera, è il secondo termine di paragone. Cum introduce i due congiuntivi che trovate due righe sotto, agent, verterent, concordati per asindeto. È una frase causale, dal momento che alcuni prendevano in mano i sacerdozi, le cariche sacerdotali e i consolati, come se avessero accesso alle spoglie della libertà, della giustizia e del diritto, sottinteso. Altri, di nuovo, mettevano le mani, sottinteso, sulle procurature e su un potere interiorem. Letteralmente è come se fosse più intimo, cioè un potere più nascosto che sta al fondo, al cuore dell'impero. E dal momento che verterent cuncta capovolgevano, cambiavano tutto con l'odio e con il terrore. Corrupti in dominos servi. Corrupti servi concordati tra di loro racchiudono quel in dominos. Gli schiavi corrotti contro i loro padroni, i liberti, sempre concordato a senso con corrotti, in patronos, e i liberti corrotti contro i loro stessi patroni. Et quibus deat inimicus per amicos oppressi, e il verbo desum deat regge il dativo. E quelli a cui mancava un nemico, oppressi erano eliminati tramite gli amici. La sentenza ovviamente tocca il vertice della drammaticità e quindi Tacito, per rendere più incisivo il suo pensiero, lavora anche di forme retoriche, costruendo quel chiasmo inimicus, amicos, no, su cui si lavora anche sulla figura etimologica interna. Nec tamen adeo virtutum sterile saeculum, ut non et bona exempla prodiderit. Ma ecco che ci viene data un'apertura di speranza che sembrava quasi impossibile dentro questo quadro così negativo. Anche nei tempi peggiori non mancano le brave persone. E tuttavia, quella generazione, saeculum, non, sottinteso, fuit sterile virtutum, non fu del tutto priva di qualità. Qui si usa l'astratto per il concreto, si intende dire di persone, di uomini e di donne di qualità con tante doti. Adeunt, valore consecutivo,
al punto che non mancarono i buoni esempi. Qui parte l'elenco delle brave persone, gli esempi. Comitate Profugos Liberos Matres, madri, comitate, participio da comitor, che accompagnarono i figli profughi. Coniuges secute maritos in exilia, mogli che accompagnarono i mariti in esilio. Scusate la nota di femminismo, ma dopo tanta tragedia mi sembra bello che Tacito cominci gli esempi positivi parlando di donne che forse in quel caso, e magari non solo lì, alle volte sono meglio degli uomini. Poi però ci sono anche gli uomini di valore, propinqui audentes constantes generi. Propinqui con il significato di parenti. In realtà, come aggettivo generico, vuol dire vicino, che ti sta accanto. Quindi, alle volte è usato per indicare il legame di parentela, altre volte per indicare l'amicizia. Intendetelo un po' come volete, appunto, potrebbe essere parenti coraggiosi o anche amici coraggiosi. Io propendo per la prima, perché subito dopo indica un altro legame di parentela. Generi costanti, fidati. Contumax etiam adversus tormenta servorum fides. Fides, la fedeltà in questo caso, la fedeltà incrollabile degli schiavi, perfino sotto tortura. Supreme clarorum virorum necessitates fortiter tolerate. Necessitates supreme, possiamo intenderlo come obblighi molto impegnativi, obblighi saldissimi di uomini importanti, tollerati con forza, et laudati sancti quorum mortibus pares exitus, e morti eroiche. Pari alle morti lodate degli antichi. Cioè Tacito vuol dire che anche in questo momento non mancarono persone capaci di sacrificarsi con grande dignità, esattamente come la storia ci ha consacrato grandi esempi che vengono dall'età repubblicana. Praeter multiplicis rerum humanarum casus cielo terraque prodigia et fulminum monitus et futurorum presagia letia tristia ambigua manifesta. Come vi avevo anticipato, questi furono anni che misero veramente alla prova l'umanità anche per i cataclismi naturali, per grandi calamità, non semplicemente per la durezza della storia. E oltre alle molteplici situazioni umane, la condizione del cielo e i prodigi in terra, e il monito dei fulmini e i presagi delle cose future, sostantivate il participio, e anche qui concordanza per asindeto, tristi, liete. Ambigue, evidenti. Nec enim unquam atrocioribus gladibus populi romani ven, magis ve, bene in critico, ven magis iustis indicis est approbatum, segue l'infinitiva, non esse cura Deis securitatem nostram, esse, sottinteso, cura Deis, Urzionem, sottinteso, nostam. Mai in nessun'altra circostanza, con più atroci calamità del popolo romano, o con prove più chiare, con indizi, si può anche lasciare il termine giuridico, più evidenti, fu provato che gli dèi non si prendono cura della nostra tranquillità, oppure più vicino al latino ancora, che la nostra sicurezza non sta a cuore agli dèi, ma il nostro castigo, la nostra punizione. Ora non dovete interpretare questa frase come se Tacito pensasse che un terremoto
un'evoluzione, una calamità naturale, sono castigo di Dio, tacito a un laico, è un atteggiamento estremamente razionalista. È piuttosto una frase costruita per sconfessare le false certezze di chi pensa sempre che Roma trionferà su tutto, no? Che il potere di Roma è talmente grande da non avere fine. Ecco, Tacito invita il suo lettore a considerare le miserie dell'umanità piuttosto che i facili trionfalismi.